Ed oggi siamo insieme al mio amico Marco Simeoli. Buongiorno. Ce l'abbiamo fatta. Ciao. Beh, guardate, per me è veramente un, come posso dire, un onore, un orgoglio, insomma, perché Marco veramente è un grande artista. Senti, io te devo fare una domanda proprio subito a brutto. Sì, tanto prima o poi te la faccio, quindi senti, ma che si prova a stare sul palco con un grande come Gigi Proietti? Guarda, me l'hanno chiesto in tanti questa cosa, perché effettivamente, credimi, per me è stato veramente un maestro vero, quello che io auguro veramente a tutti, di incontrarne almeno uno nella vita così, perché impari tanto, ma impari non soltanto per le cose che lui ti dice, ma proprio come hai detto tu, per stare accanto a lui sul palcoscenico, per quello che capisci, no? Nella sintesi, diciamo, di tutto quello che tu vedi e che fai tu, le cose praticamente che appunto hai il modo di spiare, e io insomma in più di 20 anni, la più grande scuola è quella, saper, rubare in assolutamente senso buono. Senti, poi naturalmente adesso parleremo di te, però un'ultima cosa che voglio dire riguardo al maestro è che tu hai fatto tante cose importanti, hai fatto cavalli di battaglia, però insomma siccome sul web proprio imperversa da una vita il famoso sketch del Dual, ecco, Dual. Lui è Dual figlio, insomma, il famoso... No, io sono Dual padre. Ah no, quello Gigi è mio figlio. Giusto, c'hai ragione. No, che è un assurdo, cioè, ma giustamente. L'ho visto, infatti guarda il gioco del cervello, che cosa mi ha fatto. Perché in realtà, sì. Pensa, io penso di averlo visto, non lo so, io ogni volta che mi ricapito lo rivedo. Quindi, ma infatti, però... guarda che Vanzina disse a Gigi, ma se lo portiamo al cinema, certo. Simeoli non può fare tuo padre. Ma difatti, ecco, guarda, vedi il cervello a volte come. Gigi disse invece non me ne frega invece niente. Invece tu sei Duval padre. Quando lui dice appunto Duval. No. Però Marco, adesso un saluto al grande maestro, però insomma Marco ha una sua storia, cioè adesso lui fa parte dell'ultimo cast, quello che spero al più presto riprenda, di Aggiungi un posto a tavola, cioè chi è cresciuto come noi, guarda, io mi devi scusare la mia sensibilità, ho la pelle d'oca soltanto nel nominarlo, Aggiungi un posto a tavola, insomma è una commedia che hanno fatto, diciamo, i grandi ed è stata un po' la storia del musical. Assolutamente, quando sei stato chiamato per fare questo ruolo, insomma, sapendo anche chi l'aveva... E infatti... Guarda, infatti è stato molto emozionante la prima volta, cioè l'edizione 2009-2010, quando io feci Toto, perché fu, insomma, la prima volta fu quello il mio incontro, ed erano, voglio dire, insomma, è stato emozionante soprattutto avere davanti, in sala prove, tutti i giorni, insomma, tutti, perché poi in quel caso la supervisione artistica era di Johnny Dorelli, ma c'era ancora Trovaioli, Iaia Fiastri, esatto. Gino Landi, insomma, voglio dire, era una... giornate esaltanti, perché effettivamente scoprivi un mondo che ha fatto la storia del teatro. Io ti posso dire una cosa, che soltanto il fatto che, guarda, adesso non abbiamo manco provato niente prima, quindi insomma soltanto il fatto che le musiche siano state scritte da un grande come Trovaioli, vediamo un attimo se mi ricordo però. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Tipo, non sono un cantante, che stiamo a fare cantare? Io l'ho improvvisata proprio così, ho sbagliato pure un accordo, però io il diciamo, maestro Trovaioli ci perdonerà. Assolutamente, il grande Armando. No, perché insomma, io canto, insomma, ma così, insomma, non sono proprio un... Tant'è vero che io nell'ultima edizione ho fatto il sindaco, praticamente ho cambiato ruolo, e altri ruoli non ne posso fare, diciamo, perché Don Silvestro... Non posso fare, perché canta cose praticamente, a meno che non cagni la consolazione, diciamo, diventa un personaggio un po' più particolare. Sì, però a proposito di cantare, adesso lo dico magari per i più giovani, il ruolo che interpreti in passato è stato interpretato dal grande Paolo Panè. Come no? Cioè, capito? Quindi, a parte la tua grandezza non l'accostiamo Paolo proprio. Panelli, non si è mai capito se lo facevo apposta o no, ma è stato uno dei più grandi stonati. No, era realmente tant'è vero che Carinè e Giovannini scrissero il ruolo del sindaco stonato proprio per lui, tant'è vero per chi poi fondamentalmente un po' è intonato, poi è difficile veramente stonare, insomma, non ci riesce, invece il sindaco è proprio effettivamente, insomma, stonato.
Ah, quindi abbiamo improvvisato. Senti, invece a proposito di improvvisazione, tu vieni da Napoli, sì, comunque la tua città è Napoli. Io credo che tu, come tutti i miei, lo so, sembra quasi che ripeto la stessa cosa, ma tutti i miei, diciamo, amici napoletani, artisti che vivono a Roma e che comunque rivendicano il loro essere napoletano, che è una cosa bellissima, e tutti quanti hanno dimostrato, insomma, mi hanno detto comunque Roma l'amiamo perché è la città che ci ha accolto, che ci ha fatto lavorare, che adesso, però insomma tu Napoli ce l'hai nel cuore. Sì, e ti dirò una cosa, guarda, sai, di che zona sei di Napoli, perdonami? Io quando ho, fino a quando nel 90, 91 ho abitato a Napoli, ero al Vomero, al confine con l'Arenella, sì, ma la mia famiglia, mio padre era del Vico Acitillo, quindi proprio del cuore del Vomero, e soprattutto ti devo dire la verità, guarda, è una cosa che da un po' di tempo dico spesso, che il legame con Napoli oggi, dove poi, insomma, per inevitabili ragioni, i legami più importanti della mia vita purtroppo sono stati spezzati, perché ho perso, insomma, la maggior parte, insomma, delle persone a me più care. Il legame con questa città, ma penso, insomma, capiti un pochino a tutti, viene ad essere triplicato, cioè certo, la nostalgia che provi per la tua città di adozione, soprattutto adesso che poi ci torni anche, però, insomma, per ovvi motivi meno spesso, perché non ci sono purtroppo, ecco, diventa in alcuni casi struggente, ti devo certo, dire la verità. No. E la musica in questo, effettivamente, perché è inevitabile che il pensiero, parlando di musica e parlando di Napoli, va a Pino Daniele, per quanto mi riguarda, per chi ci sono cresciuto, credimi, io non lo posso sentire, perché ti mette... ah, guarda, è lacerante, è lacerante. Terra mia, infatti, come dice... ma non mi fa mettere anche, no, guarda, non ce la faccio, non ce la faccio. Senti, invece, allora, invece, a proposito di Napoli, c'è stato un altro grande napoletano che poi ha vissuto per tanto tempo a Roma, che addirittura a me commuove quando mi raccontano questa storia, non so se è vera, che lui, parlo del grande Totò, quando tornava a Napoli, addirittura tornava nel suo vicolo, andava a mettere i soldi nei, guarda, mi commuovo solo, assolutamente, alla sanità, a via Santa Maria antesecula, ecco, lui, quindi quando oggi, si faceva accompagnare da Cafiero, dall'autista, sì, lui la notte andava là, metteva banconote sotto le porte, e la mattina si svegliavano e dicevano: stanotte mi sa che è passato Totò, perché effettivamente trovava. E tant'è vero che lui fu anche un frequentatore, e io nel mio spettacolo nuovo racconto anche proprio un episodio in cui Totò praticamente passò proprio per il negozio di musica Simeoli, che è di fronte al conservatorio. E perché vorrei che tu parlassi un attimo del tuo spettacolo che è in preparazione, delle cose sì, nuove. Praticamente questo andrà in scena da febbraio in tournée, poi ad aprile alla Cometa, scritto e diretto da Antonio Grosso, uno spettacolo al quale tengo tanto, perché racconto 100 anni di Napoli, ma fondamentalmente del nostro paese, attraverso la storia del negozio di musica più importante di Napoli, che è Musica Simeoli, che fu aperto da mio nonno negli anni 20 al Vomero, e che si è poi trasferito nel 1938 a via San Pietro a Maiella, proprio di fronte al conservatorio, quindi alle spalle di Piazza Dante. Ecco, voi capite che con un personaggio come Marco bisognerebbe far durare la puntata un'ora, però purtroppo non possiamo. No, però no, visto che ho nominato Totò, adesso un pezzettino, dai, perché c'è una, guarda, la scrisse su un pacchetto di sigarette, che, Totò, che tra l'altro lui, che non era, lui non scriveva la musica, insomma, però si è inventato questa melodia che cioè oramai è diventato un classico della canzone napoletana, dai, per meno poco si ha, cioè, un pezzettino, cioè, dai, cioè, femna si è visto fatta nata, vuoi partire da là? Sì, sì, proprio, sì. Si è visto fatta nata, aspetta, ci intoniamo, vai, aspetta. Si è visto fatta nata, quella che hai fatta a me, stom t'avesse accisa, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, femmina come a te, non c'hanna sta penomma, onesta come a me. Ritornello dobbiamo fare, dai, femmina, tu si nama la femmina, chi sto chi è fatta chiagnere, lacrime infamità, femmina, si tu peggio la vipera, mentus cat l'anima, non posso più campare.
finale. Femmana, mi con mio zucchero, però sta faccia d'angelo serva per inganna. Femmana, tu sia più bella femmana, ti voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Stai facendo un repertorio, un repertorio canonico mio, perché vabbè, no, io ho preso una tonalità a caso, che io per farti il controcanto dovevo andare un falsetto di quelli e proprio. Tu ringrazi a Dio che io non sono chiuso a fare quello che facevi tu, perché sennò perché allora, di solito. Ma ti ho detto, siccome stiamo tutti improvvisando, ti speriamo che lui va per la no, strada. No, meno male sua. Che me l'ha assata praticamente nella strada più facile. Senti Marco, comunque vorrei pure che tu nominassi questo grande miracolo che c'è da anni qui a Roma nell'estate romana, che è dedicata a Shakespeare. Ah sì. Eh sì, perché dopo, voglio dire, lo spettacolo proprio su Napoli che io sto rifacendo quest'estate, dal 6 agosto al 23, riprendiamo per il 14° anno consecutivo, grazie proprio alla direzione artistica di Gigi Proietti, che ha fortemente voluto ripartire con il teatro così come si faceva lì, cioè anche con una compagnia numerosa, quindi con grandissimi certo. disagi e problemi, come sappiamo, il 14° anno di Sogno d'una notte di mezz'estate, un teatro affollatissimo, questa volta purtroppo per ovvi motivi sarà aperto a un minor numero di spettatori, ma noi saremo lì e quindi insomma cercheremo di portare avanti questa bellissima avventura che è Shakespeare d'estate al Globetearth, che è veramente piena di giovani, perché i giovani amano Shakespeare, e siccome c'è anche la possibilità di non pagare molto, perché a volte si dice come si fa per avvicinare i giovani al teatro, o biglietto non ha da gustare assai, punto, esatto. Questa è la cosa praticamente più, e Gigi l'ha fatto, per cui si vedono opere anche con 17 attori di Shakespeare, che non è poco, insomma, ha un prezzo veramente, insomma, voglio dire, che anche i giovani possono sicuramente, insomma, affrontare. Senti, per chiudere, io andrei avanti con te, andrei avanti tutto il pomeriggio, perché veramente è divertente sentirti parlare e raccontare queste cose. Un'ultima cosa, so che stai per andare a calcare, diciamo, le tavole della Versiliana. Sì, posto che io dico sempre, io quando, per quanto mi riguarda, è stato il culo dei principianti, che ho avuto la fortuna di fare uno spettacolo lì, è stata una cosa bellissima. Bello, però sì. Insomma, ecco, voglio parlare di te, tu andrai a fare la Versiliana. Sì, guarda, sono stato coinvolto in una serata molto bella che mi emoziona molto, si chiama Napoli in Versilia, di un omaggio al grande Renato Carosone, quindi rimaniamo in ambito praticamente napoletano, l'11 agosto, e quindi insomma sono molto contento. Insomma, farò alcune cose di cui leggerò una lettera. Era scritta da Renato Carosone alla madre, che è meravigliosa, veramente, insomma, una cosa stupenda che non conoscevo, e farò, diciamo, le mie, insomma, macchiette, perché poi anche Carosone ha affrontato il repertorio di Pisano Cioffi, e io, come dico, le macchiette rappresentano un po' un mio cavalluccio di battaglia, infatti, chiamiamolo così. Grande. Però guarda, l'ho visto così per salutare, io ti faccio l'ultimo trabocchetto, che è proprio tonalità. Capisci che è nota, perché sennò facciamo un po'. Dunque dovrebbe essere Sarracina, Sarracina, bello aglione, e belle faccia, e belle core, tutte femmine fanno ammurare, e malandrina, e tentatore, però sapo fa amore. Va bene, salutiamo qua. Salutiamo qui perché proprio gli ho fatto l'ultimo trabocchetto. Marco, grazie veramente. Figurati, per grazie me a te, Sara. No, ti ringrazio. Spero di vederti presto, insomma, di incontrarci presto, come spesso ci capita. Bocca capi, al lupo, insomma, a te per tutto e a tutti quanti. In bocca a al lupo. Tutti quanti, a tutti. Incrociamo le dita. Ciao, grazie. Ciao, Marco. Grazie Sandro.